parola che scegliamo oggi, il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma per servire. Servire è il modo di amare che Gesù ci ha insegnato. Ce l'ha fatto vedere plasticamente anche durante l'ultima cena. Si è chinato a lavare i piedi dei suoi e ha chiesto a loro di fare lo stesso. Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Servire, questo esige praticamente mettersi all'ultimo posto. Quando Giovanni e Giacomo chiedono di stare ai primi posti, Gesù risponde loro: chi vuole essere il primo sia l'ultimo e sia il servo di tutti. Ora, in una comunità cristiana, in una associazione, in una famiglia, in una qualsiasi realtà, tutto cresce se c'è questo atteggiamento di servizio gli uni verso gli altri. Nel quotidiano, talvolta duro, fatto di piccoli gesti e nel silenzio dove nessuno vede quello che tu fai. Servire, non servirsi del fratello. Questo è dono, dono puro, che si concretizza negli atti comuni della giornata, dal tenere la casa pulita, tenerla in ordine, dal preparare una festa, dal dare ascolto a chi magari ti vuole raccontare della sua vita, o da comunicare qualcosa, lo fai mettendoti a servizio. Tutto questo, tutto può diventare un modo per servire il nostro vicino, chi ci sta accanto. Allora, come vivere questa parola oggi? Servire. Servire chi ci sta vicino in ogni occasione che ci si presenta quotidianamente. San Paolo scriveva ai Corinzi: io che sono libero, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per portare qualcuno a Cristo. Buona giornata così e buon cammino.